Elise Faval, Head of HR Italy AXA XL, come si valorizzano le risorse umane e il talento e qual è il metodo che voi utilizzate? Allora, noi già come AXA XL siamo una parte del gruppo AXA che è dedicato ai grandi rischi. Gestiamo veramente i rischi molto più complessi sia per le medie imprese che le multinazionali, ma anche per i patrimoni personali. E questo ci permette anche di avere una popolazione di persone che hanno un'expertise molto più alta in termini di assicurazione. E quindi dagli eventi come il World Business Forum a Milano, per noi è un'opportunità giustamente di utilizzare questi contenuti che sono ricchi e stimolanti per permettere alle persone che ci partecipano di tornare in azienda, condividere questi contenuti e ripensare con l'insieme delle persone che compongono AXA XL in Italia, ripensare proprio le nostre modalità operative e quindi fare proprio una modalità di bottom up, in modo che ognuno di noi possa essere contributore al modello più ampio di AXA XL in Italia. È importante che un ambiente di lavoro offra a ogni dipendente delle prospettive di crescita. Come si riconosce il lavoro di ognuno? Quello che facciamo in AXA XL in Italia e che abbiamo deciso di fare da 2 anni a questa parte, anche in un momento di pandemia, è stato quello di proprio riconoscere l'unicità di ogni persona all'interno di AXA XL in Italia. L'abbiamo fatto attraverso un percorso che ci permette di orientare ognuno di noi a capire meglio come siamo, ognuno, unici all'interno della struttura e poi farlo capire agli altri in modo da creare delle interazioni che possano trarre il meglio di noi e di ognuno di noi. Riprendo in questo caso, veramente mi sono ritrovata nel discorso di ieri di Marcus Buckingham, dove parla di love your work, e in questo caso è proprio andare a cercare tutti questi aspetti all'interno del nostro lavoro individualmente, dove siamo migliori, dove siamo soddisfatti e dove ci crea questa soddisfazione anche a livello personale, perché portiamo a casa tutto quello che facciamo al lavoro. Ed è importante anche in una situazione di benessere delle persone a un livello di creare una società migliore.